Ben trovati con Schermi e Schermi, appuntamento settimanale dedicato al meglio del cinema in sala ma anche sulle principali piattaforme, con un'attenzione inoltre al mondo delle serie TV. Primo titolo di questa settimana è una proposta, una docuserie molto importante targata Netflix. Parliamo di Stories of a Generation con Papa Francesco, ovvero la prima produzione che vede protagonista il Santo Padre e insieme al colosso streaming internazionale. Stories of a Generation con Papa Francesco è scritto e diretto da Simone Ercolani con la sua casa di produzione Stand By Me insieme a Netflix e ovviamente al Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La docuserie ci racconta di una lunga intervista tra Papa Francesco e il gesuita padre Antonio Spadaro, un dialogo che mette a tema gli aspetti centrali della vita in una riflessione quindi su tutti gli aspetti appunto della nostra esistenza, in particolare sul dialogo tra le varie generazioni, l'avvicinare il terreno di confronto tra persone adulte o anziane e giovani che si affacciano sulla vita. Insieme alle riflessioni del Santo Padre che impreziosiscono i quattro episodi della docuserie, Stories of a Generation con Papa Francesco ci racconta anche le vite straordinarie di testimoni di eccezione. Tra questi possiamo citare quella del regista americano premio Oscar Martin Scorsese, che si confessa alla figlia più piccola, Francesca, da poco interprete tra cinema e serie TV, ma anche l'etologa Jane Goodall, come pure la presidente dell'associazione Abuelas de Plaza de Mayo, ovvero una delle figure centrali avamposto nel rivendicare appunto le informazioni sui propri cari scomparsi in Argentina, ovvero la condizione dei desaparecidos. La docuserie Stories of Generation con Papa Francesco, come valutarla? Possiamo dire che certamente è un prodotto molto valido, di ampio respiro, aperto veramente all'incontro con tutte le generazioni, soprattutto per la freschezza narrativa, per lo stile anche quasi pop che ha come girata nella titolazione, più rivolta, più sbilanciata alla ricerca di nuove generazioni, quelle che abitualmente ingrossano le file della piattaforma Netflix. È un prodotto originale, valido, che però dobbiamo dire che si rifà a dei modelli ormai narrativi consolidati. Possiamo richiamare infatti tra i vari modelli il film di Wim Wenders con Papa Francesco, un'idea nata appunto con Monsignor Dario Edoardo Viganò, come pure le varie esperienze Padre Nostro con la rete televisiva della Conferenza Episcopale Italiana TV 2000 o la più recente produzione di Officina Comunicazione e Gruppo Discovery, ovvero Vizi e Virtù, conversazione con Papa Francesco. Tutte produzioni che hanno visto la presenza del Santo Padre e che si sono giocate appunto su un dialogo sui grandi temi della vita, accompagnato anche da testimonianze speciali sul racconto appunto della vita in tutte le sue sfaccettature. Dunque, Stories of Generation con Papa Francesco è un prodotto veramente che consigliamo a tutti i nostri ascoltatori e ricordiamo disponibile dall'inizio anno nuovo sulla piattaforma Netflix. 1, 2, 3, 4, sì, va bene. Per me oggi è importante per il futuro della umanità che i giovani parlino con i vecchi. My name is Martin Scorsese. I always really wanted to learn how to love. You have to find it in yourself to pull back, give to the others. Le gusta il tango? Sì. Lo ha bailato alcuna vez? Sì. We could all just learn to love and to respect. The world would be a very different place. I'm taking the biggest risk of my life. Me gustaría cumplirle el sueño a mis hijos. Mai essere indifferenti verso nulla.
venganza no, revancha tampoco, simplemente el amor. I dream about making the planet a better place. Together we can. Together we will. Seconda proposta è un documentario, anzi un bellissimo documentario realizzato dal premio Oscar Giuseppe Tornatore. Si chiama Ennio De Maistro e che, come potete intuire, è dedicata alla memoria del grande, grandissimo Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori italiani e internazionali per il cinema, che ci ha lasciato un paio di anni fa all'età di 92 anni. Nel corso di questo documentario, che è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia nel 2021 e che uscirà nelle sale italiane a fine gennaio 2022, viene raccontata ovviamente la vita di Ennio Morricone, dall'infanzia, il rapporto con la famiglia, la figura paterna, che è stato il tramite che l'ha avvicinato allo strumento della tromba, con cui entra poi in conservatorio, e lì il punto di riferimento nel compositore Goffredo Petrassi, e poi l'affrancamento, l'indipendenza creativa e compositiva, fino alla realizzazione di arrangimenti per la musica leggera, ma soprattutto oltre 500 colonne sonore da film che gli hanno permesso di imporsi non solo in Italia ma nel panorama internazionale, soprattutto a Hollywood, venendo poi incoronato negli anni 2000, dopo gli anni 2000, con due premi Oscar, il primo alla carriera e nel 2016 per le musiche del film Hateful Eight di Quentin Tarantino. Nel corso di questo lungo documentario, ha una durata infatti anomala di oltre 150 minuti, troviamo non solo la storia di Morricone, un'intervista inedita a Morricone che Tornatore aveva realizzato per tempo, ma anche testimonianze di tanti colleghi e amici che hanno condiviso con lui un percorso, un tratto della carriera e della vita. Tra questi abbiamo lo stesso Quentin Tarantino, Roland Joffé, Oliver Stone, ma anche Gianni Morandi, Carlo Verdone o Vianello. Insomma, un variegato panorama artistico, culturale, ma soprattutto di grandi amici. Il documentario Ennio De Maistro è davvero un regalo per i tanti appassionati della musica di Morricone, ma anche per le nuove generazioni capaci di scoprire appunto la grandezza di quest'uomo che è stato incoronato fino nell'Olimpo hollywoodiano. Ennio De Maistro è disponibile nei principali cinema da fine gennaio 2022. Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, nel 1970 smetto di fare il cinema. Bronzatissima. Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. Ah, ah, ah. Il leone disse, io quel flauto di Pan lo vorrei a tappeto sul film. Morricone disse, non si può mettere il flauto di Pan su tutto. Was very new at the time and still today. He opens up the visuals. You hear his music, you know it is Ennio. Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem. We always come out to that and we always leave to that. Deep, deep, deep emotion. La musica che poi abbiamo continuato a sentire per tutta la vita. Senza quella musica. All'inizio pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione. Scrivendo io volevo la rivincita. Vincere su questa colpevolezza. Io sono fatto di tutto quello che è la musica, che ho studiato. Mm.
E rimanendo sempre in tema del rapporto cinema e musica, non possiamo non citare un altro bellissimo documentario in circolazione. Parliamo del film Tina, dei registi premi Oscar Lindsay e Martin, dedicato alla biografia della regina del rock Tina Turner. Il documentario Tina è stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo Festival del Cinema di Berlino nel 2021, e una produzione HBO che è arrivata in Italia a fine dicembre 2021 sulla piattaforma Now del gruppo Sky. Il film ci racconta la vita, la crescita personale e professionale di Anna Mae Bullock, nota a tutti come Tina Turner. L'infanzia e l'incontro poi negli anni 60 con il cantante, musicista cantante Ike Turner, che sposerà e che cambierà corsa la sua carriera. All'inizio un duo Ike Tina Turner che si è interrotto a causa di violenze percosse ai danni dell'artista, ai danni di Tina Turner. Negli anni 80 soprattutto Tina conserverà il suo nome e intraprenderà una carriera da solista in un disperato guadagno appunto della scena nella musica rock americana e mondiale. Da lì a breve esploderà con un campionario di canzoni rock indimenticabili, da possiamo citare Private Dancer, Nightwish City o The Best o I Don't Wanna Fight No More. Insomma, canzoni che sono entrate nella memoria collettiva tra gli anni 80, 90 e 2000, quindi un racconto fatto di circa 5 capitoli che intrecciano vicende personali con il palcoscenico, con la vita professionale. Un film davvero coinvolgente, intenso, insolito perché profondamente anche introspettivo, che ci accompagna davvero nelle stanze più segrete dell'anima e del cuore di Tina Turner, che si mette a nudo con una lunga intervista appunto per il documentario, un'intervista intervallata anche da testimonianze di colleghi come l'attrice Angela Bassett o la giornalista e conduttrice americana Oprah Winfrey, un documentario che ci accompagna anche fino ai giorni nostri, fino al debutto nel 2019 a New York della prima del musical appunto a lei dedicato, Tina. Insomma, un'opera importante, coinvolgente, piena di sana e bella musica rock. Un omaggio, un tributo appunto alla regina del rock, Tina Turner. Un film da non perdere che racconta una grande artista, ma soprattutto una grande donna. Look what I have done in this lifetime with this body. I am a girl from a cotton field that pulled myself above what was not taught to me. The Fantastic Ike and Tina Turner Review! It was Ike's band. But Tina with the shining star. When I saw her dance, she was all I could look at. He rehearsed constantly. And then the pressure came that we had to work more to try to get a hit. And I was afraid. I had an abusive life. There's no other way to tell the story. Buddhism was a way out. I started really seeing that I had to make a change. The divorce, I got nothing. Working for the man every night and day. No money, no house. So I said, I'll just take my name. And we'll keep on turning. And then we tried to get a record deal. Nobody would touch Tina Turner. She'd play anywhere just to make the money to get by. And we'll roll. My dream is to be the first black rock and roll singer to pack places like the Stones. When she became successful, the past came up. Her story reached so many people who felt like they had to keep their secrets locked away deep down. It's hard. One of the worst parts of your life has been an inspiration. No, I don't consider it a comeback. Tina had never arrived. It hurts to have to remember those times.
But at a certain stage, forgiveness takes over. E rimanendo in tema di piattaforme, parliamo di una delle serie più popolari al momento di Netflix, ovvero Emily in Paris 2. Una serie che ha convinto il colosso streaming nel 2020 al punto da rifinanziare una seconda stagione, ma si parla già anche di una terza e una quarta stagione, diciamo già chiuse sulla carta. Emily in Paris è realizzata, una commedia romantica realizzata da Darren Star, che è il creatore cult di serie molto popolari, soprattutto di taglio giovanile come Beverly Hills 90210 o della serie al femminile Sex and the City. Darren Star ha realizzato questo prodotto insieme al gruppo Netflix, raccontando la storia di una giovane esperta di marketing di social media, Emily Cooper, che vola dagli Stati Uniti al cuore della Francia, a Parigi, per lavorare in una influente casa di marketing, soprattutto per la moda, che è Savoir. La serie ruota attorno un po' allo scontro incontro culturale tra Stati Uniti e vecchio continente, la vecchia Europa, col mondo francese tra usi e abitudini. È un po' come potrebbe essere la serie di Apple TV Plus Ted Lasso, che si gioca appunto nella contrapposizione tra mondo inglese e mondo statunitense. In realtà Emily in Paris si carica anche di una potente linea rom-com, appunto da commedia romantica, con inserti anche da cartolina legati alla bellezza della paesaggistica francese e oltre che enogastronomica. Perché vedere Emily in Paris? Emily in Paris è, come potremmo definirla, come una bibita ghiacciata frizzante, un qualcosa che conquista più per la sua freschezza e leggerezza piuttosto che per la sua sostanza. È una commedia che si inserisce nel binario già rodato e riuscito di film come Il Diavolo Veste Prada o le serie Netflix Chiami il mio agente, quindi con una comicità spumeggiante, brillante, a tratti evanescente. È un prodotto di certo consigliabile, semplice, che riteniamo che sia più idoneo a un pubblico adulto per le diverse sfumature in campo. Are you okay? When I went to go say goodbye to Gabrielle, it turned into the most incredible night of sex that I've ever had in my entire life. Get it, girl? No! No. Gabrielle has decided to stay in Paris, but there's something else behind this. I just don't know yet what it is. I need to explain myself. The more you say, the worse it sounds. Which is why I have to talk to her. Ooh, that sounded desperate. You got that new. I used to be so decisive, and ever since I moved to Paris, my life has just been chaotic and dramatic and complicated. Oh, Emily, you're getting more French by the day. When we fall. It's not easy to speak our feelings, but don't waste time with guilt. This is just such a huge mess. I can't just magically transform into someone who doesn't care. You need to decide what you want and not what's gonna make everyone else happy. You've got the rest of your life to be as dull as you wish. But while you're here, fall in love, make mistakes. If you're gonna do Paris for 1 year, for God's sake, do it right. Quinta e ultima proposta ci porta in casa Rai e soprattutto sulla piattaforma Rai Play. Parliamo della serie rivelazione dell'anno, andata in onda tra i mesi di novembre e dicembre su Rai 1, ossia Blanca. Una produzione targata Lux Vide e diretta dal regista Gian Maria Michelini, regista di successo che ha già realizzato, ha già firmato serie come Doc nelle tue mani o Diavoli.
La serie Blanca perché è una serie rivelazione che consigliamo quindi di andare a recuperare integralmente le 6 puntate sulla piattaforma RaiPlay, perché è una serie che conquista anzitutto per la freschezza narrativa e visiva, il modo in cui è stata realizzata con grande disinvoltura, seguendo anche dei modelli narrativi internazionali. La serie è interpretata da Maria Chiara Giannetta, che molti ricordano per il ruolo del capitano Anna Olivieri nella serie Don Matteo. Qui Maria Chiara Giannetta interpreta la trentenne Blanca, che è una giovane non vedente, ovvero con una disabilità visiva, che lavora all'interno delle forze dell'ordine, della polizia, e si trova a svolgere da supporto alle indagini in un commissariato a Genova, perché Blanca ha delle doti straordinarie nel cogliere degli indizi durante le perizie a livello ambientale, quindi ha un grande intuito che permette di spesso risolvere o accelerare le indagini. Ovviamente Blanca si muove all'interno del genere del poliziesco, un poliziesco con una grande componente femminile, come è stato il successo degli ultimi anni da Ima Tataranni, sostituto procuratore, le indagini di Lolita Lobosco, oppure sempre a Genova ricordiamo la serie Petra con Paola Cortellesi. Quello che ci piace di Blanca rispetto alle altre è che ci propone un personaggio, una protagonista con una disabilità, una persona con disabilità visiva che però non ne fa un oggetto, diciamo, di trattamento diverso, ma bensì usa una grande ironia, autoironia, facendo emergere in realtà doti e capacità superiori agli altri colleghi, una donna che nonostante la sua disabilità è risolta con se stessa, consapevole, e una donna molto brillante, capace di conquistare colleghi e anche il cuore dell'ispettore Liguori, interpretato da il sempre bravo Giuseppe Zeno. Insomma, una bella proposta che mette a tema tanti elementi, tra cui un racconto diverso, fresco e positivo nei confronti della condizione della persona con disabilità. Quindi ricordiamo Blanca sulla piattaforma RaiPlay, 6 episodi, aspettando ovviamente l'arrivo di una seconda stagione che è stata già confermata. Finisce qui il nostro appuntamento con Schermi e Schermi, non ci rimane che salutarvi, augurarvi una buona visione e se volete andate a rivedervi le puntate sul sito di Telepace.